Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed è cambiata la musica. Vabbè, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed oggi siamo su The Spooking of Isaac Afterbirth. È una mod strana. Già dalla musica di sottofondo si può capire che è una mod strana. Vabbè. Allora, questo qui è una mod che porterò praticamente solo in questo video. Facciamo una partita con Isaac e facciamo in hard. Questo qui cambia totalmente il gioco. Cioè, non totalmente, però cambia davvero tanto. Ecco, già partiamo con un good luck hustle. Grazie, molto gentile da parte tua. Abbiamo The Empress e Duo of Hearts. Allora, io ho già giochicchiato questa mod e so già anche un po' come funziona. Allora, è una versione di Isaac molto più difficile. A proposito, SID M38L MV83. Allora, partiamo con Black Candle, Mulligan, Champion Belt e questo qui che sarebbe Dark Boom. L'unica cosa negativa, cioè negativa, l'unica cosa che ha questa mod è che non spawneranno più né cuori, né Spirit Heart né Black Hearts. Quindi renderà Dark Boom praticamente inutile. E quindi bisogna sempre cercare di non fargli prendere mai i cuori rossi, perché la maggior parte delle volte non ti darà mai niente. In questa mod sono importantissime le chiavi. Ah sì, è vero, hanno anche rimodificato alcuni mob, come ad esempio quella cesta è tipo un mimic. Ora, come vedete, alcune cose sono veramente strane. Ad esempio, come avete visto, c'era tipo un mob, una specie di zombie con la zucca. Wow. Tu dove credi andare? Vabbè. Eh sì, e questi qui sono soldi, che avete sentito anche il suono. Beh, prendiamo il compass. Ah, a proposito, partiamo senza il D6. Interessante. Comunque, poi le secret room sono una cosa fondamentale insieme agli shop, e le chiavi sono una delle risorse più importanti in questa mod, perché avremo bisogno delle chiavi praticamente per qualsiasi cosa. Cerchiamo di fare anche un po' svelti questa parte. Comunque, poi una cosa che mi sono sempre accorto è che come primi gli oggetti sono praticamente sempre gli stessi, quelli che ti danno. Allora, qua no, non c'è la secret room, la top secret room. Ok, lì c'è sopra una libreria, però non ci interessa per il momento. Vediamo se... no. Però vabbè, forse vale la pena. Qua secondo me vale la pena controllare se c'è una top secret room e userei una bomba poi lì. Ok, facciamo così e YOLO. Nope. Allora proviamo a mettere una bomba qua. Ah, era qua la secret room normale. E qua c'è Bumbo, va benissimo. Anzi, è anche un oggetto, un pick up utilissimo, perché in questa mod si ottengono un casino di monete. Ok, chiave, perfetto. Bumbo, ciao amico mio. Ok, Little Horn. Oh mio Dio, perché ci sono così tanti buchi? Oh mio Dio, è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Ok, quindi allora usiamo The Empress ora. Ok, stiamo attenti. Mio Dio, non ho mai combattuto un Little Horn così difficile. Ok. Mio Dio. È davvero difficile. Notare che poi ci sono anche dei nuovi tipi di champion. Aia, cattiveria allo stato puro. Questa mod è cattiveria allo stato puro. Ok, no. No. Oh mio Dio. Aiuto. Mayday, Captain. Uccidilo. Oh mio Dio. Oh. Usciamo, rientriamo. Ah, i buchi rimangono lo stesso. Ok, questo, per farvi un'idea, è il primo boss. Allora, io prenderei due di cuori.
Ok, oh, cuore mio. Non l'ho preso. Tanto sappiamo che lui non ci darà mai niente, questo Lez. Oh mio Dio, quanti sono? Quanti sono? Quante cose ci sono nello schermo? Quante cose ci sono nello schermo? Aiuto, 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 aiuto. Come pretendono poi di farci ottenere un patto con il diavolo? Questo poi me lo spiegate. Vediamo se ci danno anche delle monete qui dentro. No, niente. Lì c'è la libreria, però vorrei prima andare qui. Come vedete la stanza è totalmente diversa. E comunque lì, se volete, potete andare a prendere un Black Heart. Però ci servirebbero dei soldi. Allora, facciamo così. Apri uno qua. Apri uno qua, prendi il cuore nero. They still exist, bellissimo. Questo qui, se non sbaglio, sì, è il Black Bean. Quindi ora, anche se subiamo danno, scorreggiamo, come dovrebbe fare. Prendiamoci anche l'Eternal Art. Entriamo qui dentro nella libreria. Ah, dovrei perdere subito il Black Heart. Però per cosa? Full mapping. Forse full mapping è la scelta migliore, sì. Perché ci può anche droppare delle carte o qualcosa del genere. Poi ci fa vedere anche dov'è la secret room normale. Però, vabbè. Ok, non userei più altre. Non userei più. Aspetta, però posso fare così. Mi ha dato uno spirit heart che però non si è nemmeno visto. Perché, appunto, per la mod. Vabbè. E questo è il nostro primo piano. Io ho già paura, onestamente. Allora, utilizziamolo di nuovo. Droppiamo una carta. Non mi droppo una carta. Però vabbè, almeno abbiamo full mapping. Allora, lì. Oh, oh, oh. Tu parti così. Dai! Abbiamo già subito danno. Abbiamo già perso il patto con il diavolo. Veramente fastidioso. Ok. Entriamo dentro l'arcade. Oh! No. No, grazie. Aia, scappa. Scappa immediatamente. Ghost Baby? Ok, lo prendo volentieri. Stiamo attenti a non subire danno. Ho subito lo stesso danno, quindi... Vabbè. Almeno abbiamo ottenuto un altro oggetto. E devo ripassare per forza lì, mi sa. Vediamo se riusciamo a fare una cosa del tipo così. Sì. Sprechiamo una bomba, però almeno non moriamo come dei lezzi. Perfetto. Questo è un mimic. Ok. Tutto per te, Bumbo. Diamo molti soldi a Bumbo. Così si trasforma e spacca i culi. Almeno si spera. Sì, voi che siete tipo iperveloci. Adesso me lo spiegate poi. Me lo spiegate con a chiare lettere. Tu muori. Grazie. Entriamo qui dentro. Facciamo così. Questo qui, cioè, non vale la pena, secondo me, rispetto alla possibilità di vedere tutta la mappa. Allora, vediamo se... Ragno. No, grazie, i ragni non mi stanno più simpatici. Ok, andiamo a fare il boss, mi sa. Oppure... Allora, facciamo così. Uccidiamo... quante bombe. Vediamo se è così. Ok. Oh, Swallowed Penny. Questo ci servirà per Bumbo. Ok, perché sto facendo dalla parte più difficile se posso fare così? Vabbè. E andrei a prendere due di cuori che userò immediatamente. Ora abbiamo anche molte bombe che potremo utilizzare per trovare la top secret room, che forse ho già capito dov'è. È qui in fondo. Dovrebbe in teoria essere qua. Vediamo. Nope. Allora, rip. Monstra. E pin. Ok. C'è anche un pin selvatico. Ok, Empress ora. Ok. Almeno tu muori, grazie. Ok, non sono... Cioè, si può fare, è fattibile. Ok. E ora anche tu.
Incredibile, non abbiamo subito danno. Speriamo per un patto con il diavolo. Sì. Krampus, dai! Non puoi essere così lezzo con me. Non puoi essere così lezzo con me. Su di ciò. E mi dà la testa di Krampus che non voglio. Scendiamo. Non abbiamo abbastanza chiavi per fare niente nello shop. Quindi andiamo avanti. Allora. Una carta. Che cosa sei? Judgment. Beh, doniamo le monete che abbiamo a questo poveraccio. E speriamo in bene. Una chiave, grazie. Questo lo prendo ben volentieri. E anche un altro HP up. Lo prendo più che volentieri. Ok, allora, item room sta lì sotto, quindi andrei subito. Oh mio, quanti siete? È assurda questa mod. Un po' mi dis... Cioè, allora, una cosa che avevo già detto un po' in... avevo già detto in passato che volevo fare delle live. No, mio! No, me l'ha preso lui. E mi ha mandato a quel paese! Mi ha fatto il terzo dito. Maleducato. Ok. Comunque avevo in pensione, avevo intenzione di fare appunto un po' di video, di live. Secondo me sarebbe stata un'idea carina. Solo che ovviamente, aia, devo trovare, ah scusa Bumbo, ah, però in verità un po' mi servono. Ah no, non mi servono più perché ho già fatto pagare il Beggar. Mi ho già dato un oggetto il Beggar. Oh mio Dio, come ho fatto a non subire danno non ne ho la più pallida idea. Prendili tu. Ma vieni. E qua abbiamo la testa marcia di Bob. Che rirolliamo per qualcosa di diverso. Ah giusto. Non si possono usare le bombe ma solo i soldi per rirollare. Aspetta, intanto te lo tocchiamo perché potrebbe aiutarci poi in futuro. E comunque, cioè, hanno fatto proprio, l'hanno cambiato tutto. Tipo, non puoi più usare le bombe, ok. Cioè, è una cosa cattiva, però la accetto. Anche perché le bombe ci avrebbero aiutato un sacco. Perché essendo che ne abbiamo ben 10, e questa è facile. Soldo. No, Bumbo. Lo userei anche adesso. Vediamo cosa mi dà. Un altro The Empress, bellissimo. Questo è bello. E poi uno dei motivi per cui preferisco tenere in questo momento la mappatura. Se mi passate il termine. Grazie mille. Dobbiamo rirollare in qualcosa di diverso la testa di Bob. È di diverso rispetto alla la testa di Bob perché non la vogliamo proprio. Ok, abbiamo una moneta, forse qua possiamo ottenerne altre due, invece otteniamo dei ragni. Ah, accidenti. Vediamo. Vabbè, ormai abbiamo già perso il nostro patto con il diavolo, quindi possiamo entrare qui dentro. Qua ci sono un po' di fuocherelli, speriamo in qualche moneta, anzi in qualche caramella, perché qua, come avete potuto vedere, ci sono al posto delle... No, intanto qua, Ewaz. Troll bomb. Ok. The Moon non ci serve. Però forse tanto The Empress lo possiamo ottenere in qualsiasi caso. Ok, ricordiamoci anche che subendo danno abbiamo la possibilità di avere una moneta. Vediamo se Best Friend non lo vogliamo. Dai, dammi qualcosa di diverso. Mi serve qualcos'altro. Mi serve un passivo. Cioè, un attivo non mi servirebbe a niente. Oh mio Dio. Tu sei inquietante, lo sai. Ok, spostiamo la bomba vicino. Non è morto con un'esplosione? Wow. Aia. Ok, vai subito. No, me l'ha rubato subito. Ah, prendi i soldi. Oh mio Dio. Una carneficina. Ho subito tipo un casino di danno qui dentro.
Ok, prenditi il 2 di cuori e usalo immediatamente. Wow, questa mod è veramente tosta. È veramente tosta. Ah, mi ha inflitto danno, però lo prendo io, lo prendo io. Ok, devo in pratica correre ora, sia per i soldi, sia per i cuori. Poi i soldi non è un problema, perché tanto li prende Bumbo e Bumbo li usa in modo utile. Testa di gappi, ok. Però è sempre un attivo e non un passivo. A noi serve un passivo. Ok, qua ci sono anche degli imp, attenzione qua. E qua ci sono un po' di tizi brutti. Ok. E tu non posso farci niente, mandami a quel paese, mi dà anche un ragno rosso, grazie mille. Comunque questa qui è tipo una mod molto particolare, è molto bella, lascerò poi il link in descrizione, così lo potete, che ovviamente chi ha Isaac lo può provare. E forse non prendo gli verticap perché più di tanto non mi può servire. Allora, Ghost Baby, fai il tuo lavoro? Vabbè, non farà il suo lavoro il Ghost Baby. Però posso fare una cosa del genere, che non mi dà niente. Peccato. Allora, entriamo qui dentro. Potrei prendere questo e entrare qui dentro per una crawl space. Che anche le crawl space sono tutte cambiate, difatti. Ok, ora c'è una parte un po' difficile, però tutte portano a un black market. No? Ok. Qua bisogna fare un po' di parkour. Aia, dammi la moneta. Attenzione a non subire danno. Devo fare tipo un saltone qua. Ok. Wow. È una cesta o è un nemico? Scendi. Aia. Oddio, ho fatto cadere un dime. Aia. Vabbè, Bumbo, senti, prendi di te. Ok. È difficilissimo. Non sto scherzando. Ok, riprovaci. Ok, rimani qui. Quello, no, quella lì è una cesta. Vale la pena aprirla? Secondo me no. Ok, salta di più. Aia, mi ha colpito. Non ci arrivo. Ok. Ho subito un casino di danno. Però finalmente ci sono arrivato. Small Rock, sì. Yes. Gli abbiamo poi un boom boom. Che se, con lì poi un 2 di 2 of clubs. Vediamo, facciamo esplodere lui, che ci dà cose utili. Abbiamo anche un Demon Judgment. Abbiamo anche dei ragni. E boh, proviamo un attimo il Demon Judgment. Oppure la... no, no, Demon Judgment. Anche se speriamo che ci dia subito qualcosa, una pillola. Retrovision, wow, grazie proprio. Dammi qualcosa di buono. Oh, abbiamo un Bumbo a livello massimo. Volo Steel. Ok. Me gusta. Dammi qualcosa. Un'altra pillola. Speed up. Che mi ha dato per uno speed down. Speriamo in qualcosa, dai, ti prego. Una carta. Strength. Ok. Dammi qualcosa. Oh, finalmente una. Virus. Cioè, tutto questo casino per virus. Oh mio mio. Oh mio mio. E devo di nuovo passare per di qua. Davvero? Beh, allora. Vabbè, io che mi so anche le ceste. Wow, forse non è stata, cioè per certi aspetti secondo me abbiamo fatto anche un po' una mezza scemenza, perché subiremo molto probabilmente tanto danno. Però abbiamo fatto bene perché abbiamo una siringa, le siringhe sono buone. Ovviamente non in real life, però
ci siamo capiti. Ma sbaglio, ho sentito un... Sì, abbiamo ottenuto un... uno spirit heart. Non ho capito. Boh, vera. Però almeno abbiamo molti soldi da spendere per ottenere un oggetto decente. Non è un oggetto decente, perché Crack the Sky, Crack the Sky è un oggetto attivo e mi ha dato solo oggetti attivi. Mi serve un oggetto passivo, perché di attivo preferisco tenere questo. È così difficile il gioco? Non mi sembra. Ok, boh, uso una bomba, non ci voglio di fare il giro. Ok, ora abbiamo però un danno. Oh mio Dio. Dai. Ok. Ok, manca solo lui che non vuole aprirsi. Apriti. Ok. Ma GG, Bumbo che cerca di posizionare le bombe. E boh, grazie per la batteria. Carta, cosa sei? Lo uso nel prossimo. Nel prossimo qua. Usalo immediatamente. Ok. Grazie Bumbo. Per una carta. Cioè, non per la carta, per la batteria che poi mi ha dato una carta. Chest, vediamo cosa c'è nella chest. Cube of Meat, ok, un orbital. Vediamo qua. Non c'è la top secret room. La top secret. Ah, ho capito dov'è. È qui in fondo. No. Ok, non è lì. E vabbè. Wow, che quanto danno che stiamo infliggendo. Davvero incredibile. Wow, è incredibile anche di non aver subito danno. Bob's Brain, va bene. Anche se un po' rischioso, però va bene. Hashtag vogliamo bene a Bob. Ok, usiamo ora due di cuori, anche se non otteniamo tantissimi cuori. Però, amen. Oh mio Dio, questa stanza è tipo un inferno. Ok, allora facciamo così. Cazzo. Un'altra batteria, grazie Bumbo. Childish, no. Ok, tutto così. E ho preso un altro Spirit Heart. Secondo me non è che non ci sono, è solo che sono invisibili o qualcosa del genere. Ok, iniziamo a sistemare questi qui che sono i più problematici. Ok, attivalo. Oh, aia. Ah. Ok. Quindi siamo messi abbastanza bene. E dai, di nuovo Crack the Sky. Esplodi. Giusto, le monete servono. Box of spiders per un paio di ragni. Dammi red candle. Non mi serve. Dai, dammi qualcosa che non sia uno space bar. Un boomerang. Dai, seriamente. Book of shadows. Ma mi sa che le item room mi danno solo passivi. Ok, sistemato. C'è grid, oddio. Steam sale, Steam sale potrebbe essere interessante. Ok, scendiamo qui dentro. C'è di nuovo la roba. No, ok, è una cosa un po' più semplice. Quello lì è un mob. Lo sapevo. Non ci casco io. Ok, qua invece cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare così. Oh mio Dio. Però è figo il parkour in questo senso. Sintoil, ok, un po' più di danno e range. Allora, abbiamo troppe poche chiavi. Ok, Tinted Rock, vabbè, tanto le Tinted Rock non è che ci servirebbero, perché Small Rock l'abbiamo già ottenuto in altri metodi. Ok, ma quanta vita ha sto ragno? Era assurda la vita di quel ragno lì. Cioè, non è un ragno, è un pipistrello. Ball of Steel, bello. Oddio, che voce è questa? Oddio, è inquietantissima.
vabbè, mi becca un coso del genere. Una fiamma mi becca. Mio Dio, seriamente. Non mi aspettavo una voce del genere. Ok. Ok, qua abbiamo anche un blu gaper, che se non sbaglio si chiama così. Lì abbiamo un ragno. Meno male che abbiamo Little Brimstone, ci aiuterà un bel po'. Ok. Chest me, daddy. Non facciamo cose stupide. Una tinted rock. Quindi alla fine ci sono, solo che sono rare. E grazie per la chest dorata con... Qua un judgment. Allora, judgment. Che è uno... Ah, non vale la pena. Facciamolo esplodere. Per una chest con dentro... Ah, che schifo. Due Empress, no, questa High Priestess, preferisco Empress. Ok. Oddio, quanti fuochi viola. Ce n'è anche uno qua, ma è così. Cosa manca? Ce n'è un'altra lì. Ok. Boh, anche se non mi possono droppare il Soul Art. No, appunto. Anche se ho sentito il rumore. Ho sentito il suono di un cuore che cade. Però a quanto pare... Boh, non ho capito onestamente come funziona. Se proprio non ci sono, sono invisibili o qualcosa del genere. So solo che abbiamo ottenuto un altro HP up, che spenderemo volentieri. Questo qui lo prendo. Questo qui va bene. Aia. Aia, di nuovo. Dammi... No, dai, prendilo tu, Bumbo. Tanto a me non servono più i soldi, più di tanto. Sì, però devi prenderlo. Vabbè, è vero che è scivoloso come la merda, però... Dai, cazzo, Bumbo! So che ce la puoi fare. Ce la fai, Bumbo, dai, ce la... Perché? Non riesce proprio a prenderlo. Vabbè, lo prendo io, allora. Cioè, mi dispiace, Bumbo, però... A quanto pare con te il mondo è malvagio. Facciamo un attimo un po' di... torniamo un attimo indietro. Perché qua abbiamo ancora l'item room. Speriamo che questa dice shard faccia qualcosa di buono. Ah, è vero. No, perché sono andato nello shop? È qui nell'item room. Ma è lo stesso! Dai! Non mi ha cambiato niente. Questa mod è stronza. Non mi ha cambiato nemmeno l'oggetto. È ingiusto. Vabbè. Che mod stronza. Vediamo qua per una top secret room. Nope. Di qua non ci può essere di sicuro. Che mod stronza. È veramente una mod stronza. Ok. Allora, qua prendiamo The Empress. Qua... No, non è la solita star... Non è il solito livello. Cioè, con i tizi che stanno lì dentro, rinchiusi. Ok. Usa l'ora. Due di cuori. Non è utilissimo, però... Apprezzo l'impegno. Diciamo così. Ok. Rotten Baby, molto buono. A quanto pare ci sono sempre nelle secret room. Nelle secret room c'è sempre un oggetto. E wow, questo qui è molto utile. È davvero molto utile. Ok. Perché finalmente possiamo trovare le secret room, non usare più bombe. E possiamo usare tipo in battaglia. Judas Tang, meglio. No, non prenderli tutti tu. Che tu non mi dai niente di produttivo e buono. Ok, una bomba. Ok. Speriamo di trovare tipo
in giro la Top Secret Room. Oh mio Dio, è un inferno questo punto. Oh mio Dio, è stato veramente pazzesco. Un'esperienza di vita, insomma. Ok. Ancora tu. Non voglio più Book of Shadows. Dammi. Vabbè, mi continua a dare però Space Bar Item. Tra un po' finiranno, scusa. Box of Friends. Non lo so, perché avremo tipo... no. L'avrei preso volentieri se avessi avuto Incubus. Però non ho Incubus, quindi... E HP. Dai, qualcos'altro ci sarà di sicuro. Ti prego. No, ok. Non dimmi che ha già breakfastato. Non è possibile che abbia già breakfastato. Ovvero... Cioè, no, non è possibile. Questa è una mod assurda. C'è... Come? C'è un boss così a caso. Aia. C'è un boss così a caso. Va bene. Cos'è? C'è un... Puoi comprare niente a prezzo al costo di 3. Vabbè, è strana questa mod, è veramente strana. Però Odd Mushroom lo prenderò, Fat Odd Mushroom. E vediamo qui dentro cosa c'è. Oh mio Dio, quanti tizi sono. Ok, questo qui è un nemico. Ok, quindi passiamo per di qua. E passiamo per di qua, ok. Steven, ci sta. Abbiamo 8 di danno senza... E scontare Succubus. E ci sta. Come ho già detto, questa mod è davvero strana. Però è divertente. Oh, attenzione qua. È divertente. Ah! Chi l'aveva visto quel ragno? Accidenti. Ed ecco qua la Top Secret Room. Ok. Boh, vediamo qui cosa c'è dentro. Ah, questa qui è una Top Secret Room normale. Quindi a quanto pare le Top Secret Room sono... dei guts. Usiamolo ora, tipo. Aia. Allora, qua abbiamo Monkey Paw. Che non vogliamo. Quindi andiamo. Ok, oh mio Dio, c'ho... What? Va bene, lo prendo. Ecco, per questo qui... Bello, questo qui che ci dà volo, però non possiamo raggiungerlo perché ci serve il volo. Bello, mi piace. Usiamo dei Gazora. Che tanto abbiamo sempre l'immunità dalle maledizioni. Usiamo ora... Emperor è interessante. E boom. Ah, è ancora uno in vita. Muori, grazie. Questo qui, Bad Trip, dai. Il mondo è cattivo con me. Ball of Bandages. Allora, dammi qualcosa di buono. Ok, Juicy Sack. Due grid, ok. Un altro Steam Sale, ora è tutto gratis. Eh sì, è tutto gratis, gli shop sono gratuiti. Gratuiti. Oh no, di nuovo questo. Vabbè, dai. Possiamo farcela, l'abbiamo fatto una volta. Aia, oh mio Dio. È così strano fare questa cosa qui su Isaac, dei salti. È veramente strano. Ok. Squeezy per Tears Up. È il primo Tears Up che otteniamo. E abbiamo un po' di chiavi che io utilizzerei. Perché essendo che qua
ci sarà l'ultimo shop, l'ultima item room. E qui dentro che non c'è niente a quanto pare. Vabbè, anche se questo vuol dire perdere il cuore eterno, però abbiamo abbastanza paperclip. Forse no. Forse no. Però dammi qualcosa, per favore. Un'ultima siringa e siamo diventati spam. Ok, abbiamo ottenuto sì, ci sta. Bad trip non ci sta. One mix large. Ok. Oh mio Dio. E saliamo. Veloce. Ok. Quindi andiamo, dirigiamoci allo shop e all'item room. Ok. Infliggiamo veramente tanto danno. Bisogna ammetterlo. Ok, perfetto. Breakfast. Ora mi darà solo breakfast, vero? Sì, mi dà solo breakfast. Oh, prendilo. Allora, lì abbiamo Keto Ninetales, che prenderei al modico prezzo di 0. Ok, abbiamo finito le chiavi, però forse ne potremo ottenere un'altra, tipo così. No, accidenti, prova. Sì. Perfetto, abbiamo una chiave che andrei subito ad utilizzare per prendermi un cuore nero. E facciamoci un po' di strada per andare dal boss. Questo cos'è? Quello steel? Ah, perché l'ho usato ora? Sono stupido. Lo ammetto. Aia. Aiuto, 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 aiuto. Ok. Wow, una stanza intensa. Decisamente intensa. Oddio, cos'è sto caos? Lì c'è anche una tinted rock. Ok. Ah, accidenti, pensavo che fosse una chest. Mi ha trollato stavolta. Mi ha trollato alla grande. Attenzione qua. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Allora, sotto c'era una tinted rock. Possiamo fare una cosa del tipo: piazziamo un po' di bombe. Facciamo esplodere questo teschio. Facciamo così. Non ci ha droppato niente, quindi. Cioè, forse una quella carta potrebbe essere interessante. Ma fin quanto interessante. Aia. Ok, ho finita la stanza. Oh mio Dio. Scappa Jerry. Per tutti i Jerry Scotti nel mondo. Ok. Vai, fight me. Oh, adversary. Cricket's head. Cosa sta succedendo? Ok, se uccidiamo la madre in teoria dovremmo uccidere. Vabbè, è già morta adversary, quindi. Ok, Polaroid di certo. Chocolate milk. Yes. Quanto infliggiamo? Tanti. Oh mio Dio. Yes, yes. Ok. Vediamo qui dentro cosa c'è. Una chest che però non vogliamo. Empress. No, non vogliamo niente di questo. Usiamo questo. Ok, io farei anche un saltino lì al mini boss. Ok, abbiamo un danno spropositato. Ok, Envy è facile. Aia, Envy è facile con questo danno poi. Ah, troll bomb. Mi sarei aspettato un qualcosa di più buono, cioè di un qualcos'altro. Aia,
Oh mio Dio, ho fatto una cosa troppo epica. Che poi non potete nemmeno immaginare. Usiamolo ora. Speriamo di non subire altro danno. Ok, abbiamo la bellezza di 27 di 18 di danno più 27 se andiamo nella cosa, che ora mi salta il nome. Ok, allora qua dobbiamo fare una cosa un po' strana. E già che ci sono, entro qui dentro, perché ci sono ovviamente cose bellissime come ragni o come batterie che ci danno niente. Ok, posso salire qua. Ok, abbiamo fatto un bel po' di schivate. Stavolta non ci sono oggetti, però ci sono ragni che mi vanno addosso. Che bello, mi piacciono i ragni che mi vanno addosso. Teniamoci dice shard. E qua c'è la... c'è la top secret room. Ok, stiamo attenti, soprattutto quelli invisibili. C'è mimetizzati. Ok. Item Isaac Head, non lo vogliamo. Qui abbiamo una chest che ci porta dal diavolo. Tractor beam. Va bene. Mi piace come oggetto. E Daygads che usiamo tipo adesso. Va benissimo adesso. Anche in verità no, era meglio aspettare, perché se subissimo danno sarebbe un po' un problema. Ok. Fight me. Oddio, cos'è sto casino? Oh mio Dio. Jerry, che cosa hai fatto in cucina? Che ci fanno tutti sti schifi? Ok. Non lo voglio. Perché ci rallenta, schiacciamo le cose che non vogliamo e però ci dà uno di HP e non vale la pena. Dice un item room. Intanto tieniti due di cuori. Empress di certo non ci servirà. Cos'è? Jawbreaker. Ah, e al posto l'hanno... ci dà 25 monete. E questo qui sarà una cosa noiosissima da fare, perché ci sono un casino di bottoni da schiacciare. Ok. Divertente. Per niente. Però dettagli. Ok. Vediamo dove dobbiamo andare. Dobbiamo sempre andare dritti. Cioè dritti in senso andare avanti. Carta. Morte. Usala qua. Oddio, c'è la voce della madre pazza. Non c'è però nessuna mano. Ok, forse l'ho uccisa con... No, è mio. Ma volevi. Guarda che fascia. Non se l'aspettava. Vabbè, qua abbiamo la secret room con Demon Baby. Però prima andiamo a vedere un attimo che cosa c'è. Tipo spammiamo. Allora, io prenderei Rubber Cement. Niente di che qui dentro. E farei la modifica qui. Abbiamo fatto molto bene. Aia. Questo qui, ah sì, è quello lì che attrae le lacrime. Quindi è buono. Cioè attrae i proiettili nemici. E tipo dopo un po' spawna anche degli Eternal Art. Oh mio Dio, che casino. Ci sta Rubber Cement, è un bell'oggetto. Un oggetto pazzerello. Che poi, anche essendo che ritornano indietro, cioè è tipo divertentissimo. Subito danno non so come. E non so il perché. Ok, prendi il cuore. Speed up, che stavolta ci dà veramente speed up. Però
Dobbiamo usare una... No, vabbè, lo prende lui, perché è stronzo. Joker, questo è molto buono. Ok, wow. Oh mio Dio, che casino. Ok, due di cuori, usala ora. Questa Electrovision che non vogliamo, Joker ce lo teniamo. Eternal Art, speriamo di non perderlo. Ok. Perfetto. Scendiamo. It leaves. Oh mio, come mai è così enorme la stanza? Però l'abbiamo ucciso subito. Ok. Va bene. Ok. E saliamo. Userei Joker subito. Secondo me è l'idea migliore. The Mark. Sì. È pur sempre un damage up. Niente di particolare, però. Ok, intanto vediamo. Ok. Usa. Vediamo cosa sei tu. Due di chiavi. Cioè, due di chiavi, ciao. Abbiamo capito comunque. Ci siamo intesi. Intesi? One mix larger non ci serve. Chiave, va bene. Perché sto andando di qua, che è la direzione sbagliata. Comunque, forse abbiamo trovato l'item più utile in questa versione. Temperance non ci serve. Ok, stiamo facendo ora abbastanza velocemente i piani, stiamo recuperando un po' il tempo che abbiamo sprecato prima. Ok, power pill, che sfortunatamente non ci serve a niente per il momento. Attenzione qua. Questi sono molto odiosi. Però, mio Dio, lo spam abusivo di cose. Ok. Facciamo così. Qua c'erano entrambe le secret room. E qua però ci sono un casino di boss. Così, tanto per bellezza. Ok, sono tutti morti. Bene. Of Spades, ora sono a 40 chiavi. E qua c'è Demon Baby, però lo cambio con Dry Baby. E questo cosa sei? Due di diamanti. Perché sono andato di qua, non ha senso. E what? Dove sei spuntato, scusa? È la musica che nemmeno si ferma, va bene. È strana questa mod, è davvero strana. E qua c'è la top, sì. Con un Ragman a caso. Un Degaz, va bene, lo uso subito. Mezzo cuore, Asuka. Andrei dal boss, che è Isaac. No, è Blue Baby. È Blue Baby con dietro un laser cososo. Quindi dobbiamo fare un po' più attenzione. Ok, no. Bene, ucciso. It's pretty dead. Scendiamo. Wow, 44 minuti. Va bene. Oh, belli questi oggetti. Temperance, due di cuori. Ah sì, certo. Aspetta. Suicide King. YOLO. Breakfast. Breakfast. No, non puoi farmi questo. Non puoi farmi questo. Ah, volevo Dr. Fetus. Allora, prendi quindi breakfast. Breakfast. Empty vessel. Come mai solo mezzo cuore? No. Ah, e volo, giusto. Giustamente. Che succede se per caso facessi questo? Ah, cavolo, i miei cuori rimangono gli stessi però. Allora va bene così. Prendo empty vessel. The Hourglass. No, che cosa dico Hourglass? Io voglio Satanic Bible. Qua ci sono i ragni. Prendiamoci questo, anche se non ci serve. Higher of... Ah, giusto, non funziona. Ok. Cerchiamo di non subire danno.
Andiamo, prima passiamo per di qua. Ah giusto, meno male che l'ho usato immediatamente, me ne stavo per dimenticare. Spider mod, va bene. Ok, allora stiamo attenti qui a non subire troppo danno. Anzi, speriamo di non subire praticamente niente di danno. E speriamo soprattutto di infliggerne. Ok, lì è il boss. Da quello che ho saputo, ho letto un attimo possiamo dire il regolamento di questo mod, lo scopo sarebbe sconfiggere Mega Satana, quindi ha detto che i pezzi delle chiavi si trovano o nella boss rush. Ah, non l'avevo visto. Scolex, maledetto. Vabbè. Ok, qua in teoria combattiamo contro Ultra Grid. Ok, qua c'è appunto c'è il secondo pezzo. Ok, questo qui in una stanza così è anche abbastanza facile. Poi infliggiamo un bel po' di danno, quindi. Ah, possiamo attaccarlo perché sta funzionando l'effetto di Empty Vessel. Oh mio Dio, il bordello generale. Andiamo a comandare. Ok, è strano combattere Ultra Grid con questa musica di sottofondo. Ok, no, non è difficile comunque. Ah, vuoi recuperare vita, eh? Non te lo permetterò mai. Vabbè, hai recuperato solo un po' di vita, ma non tantissimo. Attenzione a non subire danno. Aia, l'ho appena detto. Beh, usa l'effetto di effetti di Empty Vessel e Polaroid. Ok, è finito l'effetto. Beh, lo stiamo sconfiggendo abbastanza velocemente questo boss. E abbiamo anche la chiave per completare e sconfiggere Mega Satana, sempre se lo riusciamo a sconfiggere. Maledetto. Ok, muori per favore però. Ok, meraviglioso. Andiamo. Ok, ora dovremo sconfiggere Mega Satana. Non sarà un gioco da ragazzi. Non sarà per niente un gioco da ragazzi. Però io farei prima un attimo un giro, attenzione a non subire danno però. Oh mio Dio. Ok, continua a spammare come non hai mai spammato in vita mia, in vita tua. Eh sì, però le bombe nascoste non me le puoi mettere però. Devo ammettere che sono leggermente preoccupato per il nostro benessere. Questo benessere. Vabbè, io inizierei ora a fare il combattimento contro Mega Satana. Prenderei Hourglass, Glowing Hourglass, e userei, cosa sei tu? Profarza non mi serve, Temperance no grazie. Usa Dice Shard ora. Ma davvero ho già breakfastato, incredibile. Ok, quindi prendiamo questo. La pillola cos'è? Ball of Steel, perché l'ho usato ora. Wheel of Fortune, facciamolo esplodere. In teoria mi dovrebbe dare non prenderlo ora. Vabbè, Mega Satana a noi due. Ok, mi sento pronto per sconfiggere Mega Satana. Ok, stiamo attenti qui. Ah, sono invincibile. Baci tantissimo, pesantissimo. Ok, sconfiggi subito questi qui che sono antipatici. Ok, morte più importante da uccidere. Ok, perfetto. Continua a spammare come non hai mai spammato in vita tua. Ok, ora è la parte più difficile. Però con questo danno non mi sembra tanto difficile. Ok, beh, siamo messi molto bene. Forse ce la possiamo fare. Ok. Ok. E ora andiamoci addosso. Ok, angeli della morte. Non abbiamo ancora subito danno, incredibile. No, in verità abbiamo subito. Quando abbiamo subito danno?
Ok, stiamo spammando come delle bestie. Ok, bene. Ora siamo alla parte finale. È abbastanza... è divertente questa mod. Potrei portarla poi in futuro. Ok, come sto facendo a non subire danno? Incredibile. Ok, vediamo se lo uccidiamo dandogli dei colpi potenti. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Beh, ci ho impiegato un bel po' per fare questa mod, però mi ha divertito un sacco. Vi lascerò il link in descrizione di questa mod particolare. E beh, per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se l'avete già fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!